È l'auto più venduta nella storia in Europa ed è arrivata alla sua 8ª generazione. Ciao amici di Priva Castan Cesario, sono Davide e l'auto che vi proponiamo in vendita oggi è questa bellissima Golf 8. Motorizzazione diesel 2000 di cilindrata e 150 cavalli. Allestimento United. Prima di andarla a scoprire però più da vicino e capire perché acquistarla, vi ricordo che iscrivendovi al nostro canale YouTube sarete sempre i primi ad accedere alle nostre ultime offerte. Andiamo! Partiamo subito dall'avantreno, dove notiamo la prima grande differenza con il precedente modello, ovvero i gruppi ottici, sia il taglio e sia il fatto che siano full LED, davvero molto molto belli. Cerchi in lega da 16 pollici, bicolor con pneumatici che hanno un battistrada ancora con tanti chilometri da regalare e sono anche 4 stagioni. La carrozzeria, come avete visto in precedenza, l'abbiamo verificata tutta con il nostro spessimetro digitale ed è risultata tutta originale e si trova ovviamente anche in eccellente stato. Abbiamo i sensori di parcheggio anteriori e posteriori. Il portabagagli è rimasto invariato rispetto alla Golf 7, sempre 380 litri con il doppio ripiano. In questo caso abbiamo il kit di gonfiaggio in caso dovessimo bucare. Andiamo a vedere adesso gli interni, che è soprattutto qui dove l'auto è mutata di più. Partiamo intanto dai sedili, che sono ovviamente in ottimo stato. Qui sono soltanto sporchi, basterà un piccolo lavaggio della tappezzeria e torneranno come nuovi. Come vedete non abbiamo nessun tipo di strappo o scucitura, anche nella parte lombare, quella più delicata. Dicevamo infatti la parte che è stata rivoluzionata è tutta quella interna, soprattutto la gestione dell'infotainment, tutto come vedete tutti i display digitali, sia il cruscotto e poi anche questo bellissimo display da 10 pollici perfettamente integrato nella plancia, belle anche queste finiture effetto carbonio. Come vedete anche tutti quanti i tasti sono tutti quanti digitali, sia il clima, il menu e tutti gli ausili alla guida. Abbiamo sulla strada, vi parlerò degli accessori, qui vi faccio vedere già qualcosina. Abbiamo ovviamente il navigatore, abbiamo Apple CarPlay, Android Auto e poi tra i vari comandi abbiamo qui per esempio il volante riscaldato in 3 varianti di calore, i sedili riscaldabili che ve ne parlerò più tardi, ovviamente abbiamo il cambio automatico DSG con la nuova leva molto molto piccola, davvero davvero molto bella. Spegniamo, eccola qui. Bene, parliamo ora anche della storia dell'auto, che è stata immatricolata a marzo 2021, è stata importata dalla Germania ed è stata a percorso 52.000 km tutti dall'attuale e praticamente unico proprietario. Anche i tagliandi sono stati tutti effettuati in officine ufficiali Volkswagen, l'ultimo effettuato a circa 45.000 km. Abbiamo effettuato il test per verificare l'accensione, l'avete fatto con me come avete visto, è immediata ovviamente, abbiamo verificato anche i fumi dagli scarichi ed è risultato tutto ok. Ora non resta che andare su strada e testare questo 2000 diesel da 150 cavalli. Andiamo! Eccoci amici nel nostro test su strada, devo dire che l'auto è risultata... Eccoci amici nel nostro test su strada, devo dire che l'auto si è comportata benissimo, sterzo molto preciso e diretto, la seduta è abbastanza bassa, abbiamo riscontrato anche dei consumi davvero bassi, siamo circa 18 km con un litro, prestazioni eccezionali grazie al cambio DSG automatico e ai 150 cavalli, anche le sospensioni sono ben tarate,
da notare, diciamo, una nota di merito soprattutto poi viene data a tutti i sistemi di sicurezza di cui è fornita l'auto. Ho adesso aperta l'impostazione davanti, ve ne elenco qualcuno: abbiamo il lane assistant, il regolatore automatico della distanza, il riconoscimento della segnaletica stradale, il rilevamento di stanchezza e conducenze, assistenza per la guida ecologica e il front assistance, ovvero il sistema di monitoraggio della distanza. Bene, detto questo, siamo pronti a effettuare il nostro test accelerazione e frenata. La impostiamo su sport e partiamo. Wow, impressionante l'accelerazione, siamo a 195. E che frenata! Si è attivato anche l'ABS. Allora, la frenata è stata eccezionale. Non abbiamo avuto nessun tipo di sbandamento. Distanza del resto davvero molto breve. E che dire invece dell'accelerazione? Davvero ottima grazie alla modalità sport. Ho premuto il pedale, l'auto è partita senza nessun tipo di esitazione. Ottima anche la progressione, ci siamo arrestati a circa 95 km orari. Il cambio automatico ovviamente ha fatto il suo grazie alla modalità sport, la cambiata è stata estremamente rapida. E un'altra cosa importante, non ho utilizzato le palette al volante, potevo magari usarle per questo test, però ecco, ci sono, quindi se vogliamo utilizzarle le abbiamo sempre a portata di mano. Adesso parliamo degli accessori, che sono davvero tanti tanti tanti. Infatti io vi consiglio di andare a visionare l'annuncio sul nostro sito www.privacast.com, sezione San Cesario. Lì ci sono tutti gli equipaggiamenti di serie e tutti gli optional dell'auto. Vi ho già parlato di tutti gli ausili alla guida. Parliamo adesso anche dei comandi al volante, dove possiamo gestire il cruise control e tutta la parte telefonica e dell'infotainment. Bella anche la nuova gestione, per esempio, dei fari, molto smart, integrata nella plancia, come tutto il resto del display grande da 10 pollici, tutto digitale. Abbiamo poi una cosa interessantissima, ad esempio è tutta la funzione della climatizzazione. Infatti abbiamo la possibilità di gestire la climatizzazione in modalità smart, ovvero possiamo praticamente gestire soltanto la visuale libera, e quindi ci schiarirà tutto il vetro, oppure scalda i piedi, scalda le mani o raffresca ovviamente. E poi, cosa importantissima, abbiamo anche i sedili riscaldabili, un optional davvero davvero importante. Bene, a me ora non resta che salutarvi. Vi ricordo che potrete venire a visionare l'auto e anche effettuare un test drive. Vi basterà contattarci ai numeri che trovate in descrizione nel video. Un saluto, alla prossima video recensione. Ciao!